Buongiorno a tutti, sono Sandro Tognazzi, vorrei parlare. Quando ero piccolo c'era ancora la guerra e in casa mia c'era una radio che tenevano di sera a una certa ora, sentivano Radio Londra che non si poteva sentire. Cioè, non si poteva aprire in quel momento. E cosa facevano gli uomini lì? La tenevano bassa per non far sentire che ascoltavano Radio Londra. Io ero seduto sotto il tavolo che mangiavo qualche cosa, però non capivo niente cosa diceva Radio Londra, e loro stavano lì a sentire tutto questo che era proibito ad ascoltare. È tutta una cosa, forse io essendo piccolo non davo importanza a tante cose perché non capivo bene cos'erano, nemmeno la guerra mi metteva paura o altro, perché non so, c'era l'allarme, mia madre mi prendeva in braccio, mi portava fuori, correvo in mezzo a una campagna per andare al rifugio. E anche quello a me mi piaceva, diciamo, la cosa, senza pensare alle conseguenze che potevano avvenire. Tutto questo è quello che ricordo. Mi ricordo solo di questa cosa che mettevano alle finestre, mettevano dei giornali, erano color blu scuro, che fuori non si vedeva che c'era un pochino di luce, perché stavano ascoltando questa Radio Londra, cioè le notizie della guerra. Come andava, cosa facevano, non lo so io. E niente, io stavo sotto il mio tavolo, mangiavo qualche frutta, qualcosa, e poi magari mi addormentavo che sotto, poi venivano a prendermi chiuso, mi portavano a letto. Tutto questo è tanti anni. Ma vedo che non è cambiato poi tanto la vita, le cose. Vi saluto e arrivederci, a presto.